Ormai ho paura. Passeggiare di notte da sole è diventato un ricordo lontano, forse mai provato. L'ansia che qualcuno arrivi per farmi del male riempie il mio petto e la mia mente. Mezzi di trasporto troppo tardi? Non se ne parla. Ogni volta incontro quel ragazzo che mi fissa il seno, anche quando non ho magliette scollate. Poi è arrivato lui. Mi sono fidata perché, insomma, era così carino, amorevole, gentile. Cosa sarebbe potuto andare storto? Forse l'ho pensato troppo presto. Eravamo la tipica coppia da film romantico. Ci amavamo, andava tutto bene. Iniziò con Mario, però. Lui era contrario al fatto che, anche se sporadicamente, io e lui ci vedessimo qualche volta. Che cosa sarà mai? È normale la sua gelosia. Ormai non mettevo un piede fuori casa. Ero diventata la sua ombra. O forse era la sua ombra che mi aveva inghiottita. Vedevo tutto nero. Gli schiaffi non tardarono ad arrivare. Così come i pugni, così come i calci. Potevo continuare così. Ero un'estranea nella mia stessa vita. Questo non è amore, è possessione. Lo amo davvero, sono legata all'idea di un amore impossibile. Mi rialzerò e con la stessa forza lo guarderò in faccia e me ne andrò senza voltarmi. La forte sono io questa volta. Non lascerò più che nessuno spenga la luce della mia libertà. Tre, due, uno, azione!